Sea of Twine, l'evento sull'agroalimentare e il turismo del Sud Italia promosso da Unioncamere con il supporto di Mondo Impresa e il Ministero dello Sviluppo Economico, è giunto in Calabria facendo tappa in provincia di Cosenza. È stata la costa tirrenica di Capo Bonifati a fare da cornice alla quarta edizione del progetto, coadiuvato e pianificato dalla Camera di Commercio di Cosenza e dedicato al settore vino. Nella struttura di Palazzo del Capo si sono susseguiti gli incontri tra i produttori vitivinicoli di Cosenza, Crotone, Matera, Potenza, Taranto e Siracusa e i numerosi buyer stranieri provenienti da 5 paesi. Italien en France et on a remarqué que les Français sont de plus en plus ouverts pour des produits nouveaux, pour des produits aussi étrangers, pas seulement français. Donc on travaille déjà avec des vins italiens des régions différentes et on pense qu'il y a un réel potentiel pour aussi pour les vins de Calabre. Nous on se dirige directement vers des cavistes et des restaurateurs et on travaille en direct. On fait beaucoup de dégustations et si le vin plaît aux clients, aux cavistes, aux restaurateurs, ils l'achètent. Noi lavoriamo da circa 5 anni con i vini italiani in Francia e abbiamo notato in questo periodo che i francesi sono piuttosto aperti ai nuovi prodotti, sia francesi che esteri. E i vini italiani hanno un discreto potenziale. Noi lavoriamo già con vini di regioni diverse rispetto alla Calabria, ma pensiamo che ci siano anche reali possibilità per i vini calabresi. Lavoriamo soprattutto con cantinieri e ristoratori e organizziamo delle degustazioni e se il prodotto piace al nostro cliente, che è un cantiniere o un ristoratore in genere, e allora l'affare è fatto perché il prodotto si vende. そうですね。特に南の方は赤ワインが日本人としては興味があるんですけれども、やはりとても強く肉厚っていうんですかね、赤ワインをお客様は求めております。Dice, per essendo vino del sud, i giapponesi aspettano vino rosso molto, molto caratteristiche, forte, che hanno forte impatto nel palato. Quindi credo che quello sia prima cosa più importante. Noi siamo onorati che questo evento si faccia nel territorio cosentino, anche perché riteniamo che ci siano tutte le condizioni per parlare di vino. Ricordo a me stesso che fino a qualche anno fa di vino si parlava solamente in una maniera molto astratta, oggi si parlano tutti i dibattiti, bene, al centro dell'attenzione di esperti poi del settore, e quando si parla di terra di Cosenza ormai giorno per giorno, mese per mese si sta affermando in un panorama nazionale ed internazionale, ma non si sta affermando perché noi stiamo promuovendo, sì, la promozione è importante, ma perché c'è la materia prima sono le nostre aziende, la materia prima sono i nostri vini che sono eccellenti, la materia prima nasce da tutto quel lavoro che viene fatto dalle nostre aziende con investimenti costanti. Allora tutto questo poi sta dando i suoi frutti, la Camera di Commercio sta accompagnando questi processi, questo processo delle nostre aziende, le aziende seguono questo processo con molta attenzione, hanno fiducia nell'ente camerale, nel lavoro, nella politica che sta svolgendo. Oggi ci poniamo ad un'altra attenzione, all'attenzione di operatori stranieri, sono 10 operatori stranieri che sono presenti sul nostro territorio. Per la verità oggi è un'attività di sistema che è sponsorizzata da Unioncamere e da Mondo Imprese, che è una società del nostro sistema. Questo stiamo cercando di fare un passo avanti, di fare rete, di fare sintesi, perché riteniamo che più, diciamo, c'è più unità un po' non solamente nella rete ma in tutta la programmazione, che sicuramente riusciamo ad ottenere risultati maggiori e molto più incisivi. Negli ultimi anni il settore della enogastronomia ha contribuito in maniera importante ad elevare il grado di attrattività e di competitività
dei diversi territori e delle diverse destinazioni turistiche. E quindi la iniziativa che si sta mettendo in campo da parte della Camera di Commercio è assolutamente, ha assolutamente imboccato la strada giusta, la direzione giusta, l'idea cioè di fare incrociare questa offerta legata alla nostra enogastronomia con questi prodotti di eccellenza, il vino e l'olio, farla incrociare con alcuni buyer internazionali importanti ci sembra tra i modi più efficaci di valorizzazione del nostro territorio, proprio perché insomma, siamo dell'idea che queste produzioni tipiche, estremamente connaturate con la storia del nostro territorio, con le nostre tradizioni culturali, contribuiscono nei diversi mercati nazionali ed internazionali a rendere riconoscibile questo nostro straordinario territorio. Alla cerimonia di apertura dei lavori hanno preso parte Sandro Pettinato della Direzione Nazionale di Mondimpresa, Domenico Saraceno, membro della Giunta Camerale di Potenza, Vitto Signati, direttore del CESP di Matera, oltre ai padroni di casa Giuseppe Gaglioti, presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Gennaro Convertini, sommelier AIS, e Francesco Menichini, direttore tecnico del laboratorio chimico Calab di Cosenza. È un modello che abbiamo scelto per promuovere le tipicità del sistema agroalimentare territoriale, quello di invitare qui i buyers, quindi gli intermediari dell'agroalimentare di 5 paesi stranieri, farli venire qui in Italia non solo a dei costi decisamente più ridotti, ma permette anche loro di valutare la tipicità delle produzioni delle piccole aziende del territorio. È un prodotto interessantissimo, l'agroalimentare dei territori italiani ha sicuramente un fortissimo appeal su tutto il mercato mondiale e oggi l'export è certamente una delle chiavi di lettura più importanti per promuovere il nostro made in Italy all'estero. Gaetano Lonetti, il presidente delle cantine riunite di Cirò e Melissa. Dopo il Vinitaly, un'occasione questa del salone per un incontro più tecnico con i buyers internazionali. Sì, invece è vero. È una grande opportunità dopo il Vinitaly, quasi possiamo dire un Vinitaly in miniatura stile diciamo piccole regioni come la nostra. Una grande opportunità perché abbiamo veramente l'opportunità di cogliere questi incontri con questi buyer che vengono da fuori molto più ravvicinati rispetto a quello che è oggi, che è stato in questo ultimo Vinitaly. Dopo il Vinitaly sicuramente questi sono eventi che possono dare grande risalto ai nostri prodotti. Chiaro, la Fiera di Verona si propone ad un pubblico molto più ampio, qui invece andiamo a puntare su importatori che sono stati già invitati, quindi sanno già di cosa trattiamo, di cosa parliamo. È un'opportunità importante, sono importatori che realmente sono interessati ai nostri prodotti perché sono venuti fino in Calabria, quindi sicuramente vogliono scoprire la nostra terra, i nostri vini e i nostri prodotti, quindi sicuramente ci aspettiamo grande risultato da questo. Ovviamente, ripeto, il Vinitaly è un momento di incontro, di primo approccio, qui siamo molto più operativi e si cerca anche di chiudere il cerchio e arrivare agli ordini, che è la cosa diciamo, che ci interessa principalmente. Sotto certi aspetti il Cirò, conosciuto un po' in tutto il mondo, è una bella vetrina, cioè, principalmente un pochettino, specialmente per quanto riguarda questa manifestazione che calza a pennello, cioè nel senso che magari ci mette direttamente in contatto con i buyer che provengono un po' dei vari paesi. Paesi del mondo in pratica. Ippolito Spadafora delle cantine Spadafora, siamo a Mangone in provincia di Cosenza, ma anche nella zona del Donnici, delle terre di Cosenza dopo, un'occasione questa del CIEFT ulteriore di commercializzazione all'estero dei tuoi vini. Sì, assolutamente, come dicevi, noi abbiamo la nostra radice storica nel territorio di Donnici, oggi diventata appunto terre di Cosenza. Con orgoglio siamo entrati a far parte di questa bella famiglia che in qualche modo ci accomuna e che ci auguriamo possa dare anche dei risultati sul piano commerciale, perché naturalmente essere da soli e piccoli in un mercato così ampio diventava un po' problematico per poter creare una visibilità appunto dei nostri prodotti. Stando insieme ai nostri altri colleghi della provincia di Cosenza riteniamo di poter trasmettere un messaggio di cambiamento, di aggregazione e trasmettere un messaggio anche di qualità, perché oggi tutti i vini appunto della nostra provincia
accomunati da questa bandiera che in qualche modo ci accomuna, ci porta dietro tutto un bagaglio di tradizioni, di differenziazioni che comunque vengono trasmesse sul mercato come uniche. Diversità che viene apprezzata dai mercati esteri, Francia, Germania, Giappone. Quali soddisfazioni e quali riscontri hai già avuto in queste prime battute? Questa bella manifestazione ritengo che sia davvero efficace ed efficiente proprio perché riesce a portare in Calabria degli operatori che diversamente non avrebbero la percezione di quello che realmente è la realtà della enologia calabrese e cosentina in particolare. Perché purtroppo portare una bottiglia, portare un depliant non esprime quelle che sono poi diciamo, le specificità dei territori e i rapporti umani che poi alla fine si riescono a consolidare sono naturalmente fondamentali per poter poi avviare dei rapporti anche di natura commerciale. Per cui sì, i vini sono importanti perché oggi esprimiamo tutti delle caratteristiche qualitative di eccellenza, però è importante anche conoscere i territori, vedere le bellezze che ci sono sulla nostra terra e vendere non soltanto una bottiglia di vino, bensì vendere un territorio con un'immagine che deve cambiare sia sul territorio regionale che all'estero. Il Magliocco nel Calice si presenta sempre con una bella tonalità di colore, questo è dovuto al fatto che gli antociani del Magliocco sono antociani, come dire, colorati in viola, la cosiddetta malvidina, per cui conferisce al vino sempre una tonalità violacea, una grande intensità, diciamo sempre poco trasparente, una bella consistenza. E al naso la prima cosa che caratterizza il Magliocco è la speziatura, il pepe nero o diciamo è quella essenza, diciamo così, di profumi che lo caratterizza in primis. Poi esce fuori un bel fruttato e a seguire poi profumi sempre di altre spezie e di erbe aromatiche. Diciamo un importante degustatore ha individuato fra i caratteri del Magliocco diciamo le erbe aromatiche che ricordano l'origano, ricordano un po' il rosmarino. E poi dal punto di vista gustativo, ovviamente colpisce la struttura, il volume, che accompagnano bene i tannini che nel Magliocco ci sono sempre, sono presenti in maniera molto evidente. Si tratta infatti di un vino che ha una così tale potenza che ha bisogno di evolvere, ha bisogno intanto il vino, l'uva di maturare bene in vigna e poi di evolvere in bottiglia, quindi è un vino sicuramente delle grandi potenzialità di evoluzione, di complessità, che ha bisogno però di tempo. La manifestazione del SIAF, che per fortuna quest'anno l'abbiamo qui a Cittadella del Capo, ormai è il quarto anno che partecipo ed è una manifestazione importantissima perché ci dà la possibilità di conoscere altri importatori e quindi entrare sempre in contatto con nuovi mercati. L'azienda Colacino è impegnata a livello internazionale in vari paesi, quali le maggiori soddisfazioni? Soddisfazione tante, anche se c'è un po' di amarezza nel dire che il 90% dei miei prodotti vanno all'estero. Dal punto di vista commerciale ben venga, vendiamo all'estero, però magari c'è un po' di amarezza per dire più essere qui presente e non all'estero. Però ripeto, ormai siamo specializzati nell'estero, vendiamo il 90% dei nostri prodotti all'estero e sono fiducioso per il futuro di concentrare le mie vendite soprattutto qui in Italia e in Calabria. L'etichetta più apprezzata è un blend di quattro vitigni, è un DOC saputo classico. Quest'anno per la prima volta siamo usciti con il DOC riconosciuto come classico. È un blend di quattro vitigni che sono Arvino, Greco Nero, Nero Cappuccio e Magliocco Canino. È un vino che a me piace tantissimo e chi è venuto qui al tavolo di degustazione l'ha apprezzato tanto. E l'etichetta è il Vigna con le Barabbe. Siamo in compagnia di Manfredi Bosco, il titolare della Manfredi Liquori, ci troviamo a Cosenza, impegnata l'azienda anche qui al SIAFT, al Salone, che vi vede diciamo unici nel vostro settore. È una prima esperienza per noi, in quanto l'azienda comunque è abbastanza giovane, e è una buona occasione per affacciarsi un poco ai mercati esteri e confrontarsi anche con gli altri operatori del settore, che siano vinicoli, che siano comunque di liquori, e diciamo sempre occasioni valide. La mia azienda produce un amaro alle erbe, un liquore di liquirizia calabrese, un limoncello, una sambuca e l'anice. Nell'ambito della cerimonia di apertura sono stati assegnati i premi delle aziende vincitrici della prima edizione del concorso L'Oro dei Bruzzi,
che ha visto competere i migliori oli extravergine d'oliva della provincia di Cosenza. Negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante, se consideriamo il fatto che fino a 20-30 anni fa forse si produceva l'80% di olio lampante, oggigiorno produciamo, si è quasi invertita la rotta, è il caso di dire, e anche le quantità si sono invertite. Questo viene confermato anche da un fatto molto semplice: noi abbiamo qui in Calabria delle aziende di eccellenza, produciamo degli oli che effettivamente danno soddisfazione all'agricoltura e all'industria agricola in generale. Tant'è vero che in tutti i concorsi nazionali e internazionali molte di queste aziende, diciamo, si sono classificate nei primissimi posti del concorso stesso. Cosa può dirci in merito agli oli che ha potuto assaggiare e di quelli che hanno vinto il premio sul fruttato leggero, medio e intenso? Beh, devo dire, per non essere ripetitivo, che sono degli oli effettivamente che esprimono un po' anche la biodiversità delle nostre zone, della Calabria e della provincia di Cosenza. Tant'è vero che queste sono tre oli di tre fasce diverse, cioè c'è un olio che viene dalla zona, diciamo quasi della pianura, della zona presibaritide, un'altra è la parte del contrafforto del Pollino, che è il fruttato medio, e un altro è nella parte bassa, diciamo così, che si estende tra la zona di Cassano e la Valle del Crati. Con Giuseppe Palermo e Mauro Marcello dell'azienda Doria di Cassano allo Ionio, premiata per l'olio extravergine di oliva fruttato intenso. Siamo contenti di questo premio ricevuto proprio per la nostra produzione di olio grossa di Cassano in questo caso, ma noi abbiamo anche altre produzioni. Siamo, come dire, felici di questo premio, arrivato anche in un momento di crisi, che comunque ci compensa anche del lavoro fatto, per cui siamo contenti di questo. Il territorio e la cultivar, caratterizzanti anche del territorio di Cassano e della produzione della vostra azienda. Sì, la grossa di Cassano è una varietà monocultivar della nostra zona che dà una resa molto bassa ma con grande qualità organolettiche, e i risultati col tempo si vedono. All'azienda agricola Diana di Saracena il miglior fruttato medio. E grazie a tutti i giudici, questo avvale del mio lavoro, che è un lavoro molto faticoso della campagna, e sono molto contento e soddisfatto, e questo è uno spunto dove spero che arriverò molto più lontano, insomma, di questo premio. L'azienda Diana è impegnata anche nella produzione di moscato di Saracena, ricordiamo il territorio di Saracena altamente vocato sia alla viticoltura che all'olivicoltura. Parlaci del tuo vino e anche del tuo olio. Come no, il moscato Saracena, come ben si sta scoprendo, è un prodotto come metodo di vinificazione unico al mondo, dove si fa sulla Saracena nel territorio comunale. Io ho una piccola azienda dove ho un ettaro di vigneto che produco circa 2000 bottiglie all'anno di prodotto. È un metodo di vinificazione molto particolare, cioè prettamente manuale, dove ci sono tre tipi di uvaggi: c'è il moscatello di Saracena, che è un moscatello autoctono che si fa solo a Saracena, e più la malvasia bianca e la urnace bianca. Metodo di vinificazione tradizionale: vengono messe a essiccare il moscatello di Saracena su dei grattici al naturale, vengono fatte una selezione, uno scarto manuale chicco per chicco, e vengono messi nella botte a raffinare. Fa 6 mesi di botte, 6 mesi d'acciaio, si imbottiglia minimo l'anno successivo. Per quanto concerne l'olio? L'olio invece, diciamo che abbiamo questi cultivar molto, sono autoctone sempre della nostra zona, in cui nella nostra zona siamo sui circa 600 metri sul livello del mare, dove zona molto ventilata, quindi è esente da malattie, sono molto difficili, e rende dei gusti molto particolari all'olio, tra cui anche, insomma, le sostanze organolettiche, le caratteristiche organolettiche dell'olio, ecco. Il premio oggi ricevuto, diciamo che è il frutto di molti anni di lavoro e di risultati sempre più soddisfacenti, che oggi, diciamo, sono culminati con questo premio, che per noi è sicuramente
sicuramente un punto di arrivo, ma uno stimolo per migliorare sempre di più le nostre produzioni. Tenendo presente che nel corso di questi anni abbiamo sicuramente migliorato molto la qualità delle nostre produzioni, ma anche la quantità, per poter affacciarci al mercato, un mercato globale che richiede sempre di più quantità e qualità. Il vostro olio extravergine di oliva biologico dal territorio di Terranova da Sibari, che cultivar, che tipo di lavorazione fa? La lavorazione è effettuata tutto con impianti a ciclo continuo, la lavorazione delle olive con impianti a ciclo continuo a freddo, e, ovviamente in frantoio e in stoccaggio autorizzato, è autorizzato, certificato e controllato per il biologico. Le cultivar sono essenzialmente cultivar locali, la Roggianella e la Dolce di Rossano in primo luogo, e poi anche la Carolea e alcune varietà siciliane quali la Biancolilla e la Nocellare del Belice. Io sono il presidente di una cooperativa di produttori olivicoli, l'Asprol di Cosenza, e al di là, diciamo, dell'affermazione personale, devo dire che in questa guida, che comprende 30 oli, 8 sono di aziende della nostra cooperativa, che anche in questo modo abbiamo affermato, diciamo, il percorso qualitativo fatto finora. In relazione proprio all'Asprol, l'organizzazione dei produttori è sempre più un modello nell'olio extravergine di oliva, così come nel mercato ortofrutticolo europeo. Sì, ovviamente, e soprattutto in ambienti quali quello nostro, dove c'è un frazionamento della proprietà, della proprietà e delle aziende, è importante che le aziende si associno, avendo però gli stessi obiettivi e la stessa strada da percorrere, in modo da poter affermarsi con forza sui mercati internazionali. Premio rappresenta un valore aggiunto che la Camera di Commercio di Cosenza, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha voluto dare ad una produzione come quella olivicola provinciale, che nel corso degli anni ha mostrato una sempre crescente e costante attenzione per la qualità, raggiungendo standard qualitativi elevati e che può pertanto competere con la dovuta autorevolezza con le migliori produzioni olivicole nazionali. Yeah, 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 'cause you make me feel-